L'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano e fondatore del Partito Democratico della Sinistra nel 1990 a Pescara presenta all'Aurum, mentre all'esterno si fa sentire la protesta contro il raddoppio ferroviario Pescara-Roma, il suo ultimo libro, Perché non basta dirsi democratici. La prima domanda che gli rivolgiamo è: perché non basta? Non basta dirsi democratici perché sei una democrazia. La libertà non coincide con l'uguaglianza della maggioranza degli uomini, quella società non è democratica. Io affronto nel mio libro tutti i temi che rendono una democrazia inclusiva, capace di unire insieme i temi dello sviluppo, del lavoro e della difesa dell'ambiente. Cos'è in poche parole l'ecosocialismo? L'ecosocialismo nasce dalla volontà di unire due esigenze fondamentali, cioè i temi sociali e i temi ambientali. E noi sappiamo che la sinistra per molto tempo ha visto esclusivamente i problemi dello sviluppo e gli ecologisti solo quelli di un ecologismo, diciamo così, comportamentale. Invece bisogna unire le due esigenze. Esiste in questo momento in Europa, nel mondo, un paese che si avvicini all'idea che ha lei di ecosocialismo? Ma praticamente non c'è nessuno che si avvicini completamente. Credo che in qualche misura la Svezia ha tentato questa linea, che non sempre però ha condotto avanti coerentemente, ma sicuramente la Svezia è stata all'avanguardia, non a caso Greta nasce di lì. In questo libro, in pratica, in certe pagine, si prefigura quello che sta accadendo adesso tra Ucraina e Russia, che sta accadendo in Ucraina. Perché lei lo ha sottolineato e come è arrivata questa previsione? Ma credo che il mio libro, che è uscito proprio il giorno in cui Putin ha aggredito l'Ucraina, contenga già in sé tutti i temi che poi portano a questa guerra, cioè i temi dell'esigenza di un mondialismo nuovo, del rafforzamento delle istituzioni internazionali e dell'ONU, che invece abbiamo visto estremamente debole in questa fase, e soprattutto l'esigenza di superare una vecchia geopolitica legata ai nazionalismi per costruire un mondo in cui il mondo unito, unendo scienza e politica, sappia affrontare i temi fondamentali, i grandi drammi della nostra epoca. Purtroppo la guerra ha fatto vedere che ci muoviamo ancora in una direzione esattamente opposta. Il ruolo dell'Europa, come si prefigura e qual è quello dell'Italia nell'Europa? Ma il problema fondamentale è che l'Europa politica ancora non esiste, lo vediamo, e quindi il ruolo dell'Europa dovrebbe essere quello di parlare con una voce sola sui temi economici, sui temi fiscali, sul tema della difesa e della sicurezza comune, ma non per entrare come attore nella politica mondiale con la stessa visione imperiale che hanno le grandi potenze imperiali, ma per aprire una fase nuova che ricostruisce un nuovo ordine internazionale fondato sulla cooperazione.